La CISL si impegna ovviamente in tutte queste vertenze cruciali per il territorio, un punto di partenza può essere il PNRR. Assolutamente sì, lo diciamo a gran voce, non può essere un'occasione che sprechiamo in questi mesi, in questi anni che verranno. Per farlo c'è bisogno non soltanto di un impegno della politica, c'è bisogno anche di un impegno delle amministrazioni complessivamente, degli enti locali, ma anche della classe imprenditoriale. C'è bisogno di fare sinergia, c'è bisogno di lavorare tutti insieme. Oggi pomeriggio a Termini Imerese è stata una giornata importante alla presenza del segretario generale della FIM-CISL. Questo per noi ha rappresentato un momento importante per il territorio di Palermo complessivamente. Ha toccato con mano, credo, l'amico Roberto Benaglia un po' il tema complessivo di questa terra, che è una terra che sicuramente è una terra che può vivere di turismo, è una terra che può vivere di agricoltura, ma a cui non può mancare il grande apporto del settore industriale, un settore industriale che può diventare volano. Al momento gli imprenditori hanno diverse difficoltà ad investire nella nostra terra, mancano le infrastrutture, mancano le condizioni di base affinché si possa essere attrattivi. Ecco, il PNRR, pensiamo, debba servire proprio a questo. Se questo sarà, sicuramente riusciremo a portare in questa terra quell'elemento di innovazione che deve coniugarsi alla responsabilità. Responsabilità e innovazione, le due parole chiave della CISL Palermo Trapani, che credo debbano essere il filo conduttore delle azioni.